Gnocco. Oggi Harry Potter ci fa una pippa perché facciamo un pesto di zucchine e si sa che quando si fanno i pesti diventiamo i più grandi stregoni del multiverso. Oltre alle zucchine metteremo dei pinoli, del formaggio, delle code di rospo, alibi di pipistrello e poi non lo so, mortaio e pestello per gli Amish, mixer per noi altri comuni mortali, zucchine che non hai bisogno di cuocere in nessuna maniera, formaggio grattugiato, questo è parmigiano, pinoli che invece tostiamo così diventano più buoni, tirali spesso, non farli bruciare, 5 foglie di basilico e 10 di menta, pinoli abbronzati che hanno anche un odore della Madonna. Andate, andate. E un po' d'olio. Olio buono, no, l'olio motore. A meno che non hai un potente mixer, ogni tanto dovrai aprire e aiutarlo. Aggiungiamo anche un pochino di sale. Ecco il nostro capolavoro in cui mettiamo gnocchi. Giovanni Rana, che non mi paga, cosa cazzo aspetta a farlo? Ma perché non fai gnocchi in casa? Perché mi fa cacare fare gnocchi in casa. Ma cacare duro proprio, eh. E pronti? Buonissimissimissimissimissimissimo. Ah, va, daffanculo. Tutorial brutto del pesto di zucchine. Prima che qualcuno mi venga a insultare, non pestiamo nulla, usiamo il mix. Questo perché non sono un Amish e vivo nel 2020. Sarà un tutorial breve, dobbiamo solo tostare i pinoli. Poi tutto qua dentro, menta, basilico, sale, zucchine, olio e un po' di parmigiano che ora vado a grattare. E ora mettiamo a dura prova il mixer, vediamo se ce la fa. Apriamo e giriamo così diamo una mano al mixer. Ottimo! Spostiamo il pesto in una ciotola e aspettiamo gli gnocchi. Chiaramente se vuoi farci la pasta libero. Io non ti comando. Giovanni Rana non mi paga, ma dovrebbe. Ecco qua, andiamo a mangiare. Non ho dovuto aggiungere neanche un po' d'acqua. Perfetto. È buono. Scarpetta col dito. Yeah. Quindi è buono.